Abbonati per vedere video senza pubblicità e iniziare un tuo percorso spirituale. Buona visione! Ma con ciò non siamo ancora arrivati al vero linguaggio. Questo si ha quando il fanciullo coglie la relazione fra la parola, il simbolo e la cosa significata. Dalla semplice evocazione associativa si passa ad un processo ben più complesso che richiede l'intervento dell'intelligenza. Il punto centrale è questa unione del concetto e della parola, ovvero questa attività del pensiero. È allora che il linguaggio da interiore si fa esteriore, che un simbolo viene unito ad altri simboli, che compare l'ordinamento grammaticale secondo il legame fra i concetti. Infine, quando si impara a leggere, cioè a percepire con l'occhio il simbolo verbale e a scrivere, cioè riprodurre sulla carta le immagini visive delle lettere e delle parole, si suppone che entrino in funzione nuovi centri cerebrali, quello delle immagini ottiche delle parole, centro delle immagini visive verbali, nella regione occipitale della corteccia cerebrale, e quello dei movimenti necessari per la scrittura, centri dei movimenti volontari. Dunque, come si vede, si tratta di una funzione molto complessa, in cui l'abitudine, la memoria, funzioni coscienti, funzioni subcoscienti operano sinergicamente in un insieme di organizzazione fisiologica e psichica. Una lesione del centro di Broca può produrre la afasia motoria. Il paziente è capace di muovere le labbra e la lingua e anche di emettere la voce, ma gli manca la facoltà di articolare le parole. Egli può scrivere intelligibilmente, spiegarsi con la mimica, ma non trova le parole per indicare le cose, né sa ripetere le parole udite. Bisogna però notare che possono esistere casi di afasia con assoluta integrità del centro di Broca e viceversa casi in cui, nonostante una lesione di tale centro, non c'è afasia. E ancora, lo stato degli afasici non è stabile. La pronuncia di una parola è ora possibile ed ora impossibile. Parole o complessi verbali fortemente organizzati sono meno vulnerabili di altri debolmente organizzati. L'afasia, quindi, non è la stessa in un illetterato e in uno studioso di linguistica. Perciò i neurologi moderni sostengono che l'afasia è piuttosto un disturbo del pensiero, non legato ad una stretta localizzazione dei centri cerebrali. Del resto, la stessa osservazione si può ripetere per la scrittura. Sappiamo che i movimenti per la scrittura non sono una proprietà esclusiva dell'arto superiore destro, perché si può essere capaci di scrivere anche con la mano sinistra, col piede, col capo, mediante una matita tenuta tra i denti, insomma con una parte qualsiasi del corpo, purché sufficientemente mobile.
Tutto ciò mal si concilia con l'esistenza di centri specializzati autonomi. Effettivamente, oggi si tende a negare che esista una distinta localizzazione dei centri del linguaggio. La zona del linguaggio sarebbe un ampio territorio della metà sinistra del cervello, che accoglie sensazioni uditive, visive, eccetera. Sede non esclusiva del linguaggio, ma anche di altri elevati fenomeni intellettivi. I disturbi della parola non si verificano nel caso di lesioni che colpiscano la corrispondente regione della metà destra del cervello, a meno che il soggetto sia mancino, poiché in tal caso la zona del linguaggio è situata appunto nell'emisfero cerebrale destro. Però nell'emisfero destro, e quindi nei mancini rispettivamente in quello sinistro, esiste allo stato potenziale la capacità di assumere la funzione vicariante dei centri del linguaggio. Quindi, una persona colpita da afasia, per esempio a causa di una apoplessia cerebrale, può imparare nuovamente ad articolare le parole. La rieducazione del linguaggio, che deve essere iniziata precocemente, richiede una speciale competenza, molta tenacia, lunghi esercizi, ma può dare buoni risultati. Molti pazienti, anche anziani, acquistano ex novo un vocabolario di almeno qualche centinaio di parole, quanto basta per svolgere un'attività, sia pure non molto impegnativa. I difetti del linguaggio possono essere assai numerosi, ma il più grave è certamente la balbuzie. Stabilire le cause per cui la balbuzie insorge è un problema molto complesso. I casi di balbuzie si trovano dovunque, presso tutti i popoli. Più frequenti però in rapporto all'elevazione del linguaggio culturale. Per esempio, in Europa il difetto diviene maggiormente diffuso andando da est verso ovest. A Vienna e a Praga, 5 o 6 bambini su 1000 sono balbuzienti. A Londra arriviamo ad 11. E se ci spingiamo a New York, ne troviamo 15. Queste statistiche sono state compiute su soggetti di età infantile, appunto perché l'infanzia tra i 3 e i 5 anni è l'epoca tipica di insorgenza del disturbo. La balbuzie è sostanzialmente determinata da improvvisi spasmi dei muscoli della respirazione e del linguaggio. Le teorie che hanno cercato di darne la spiegazione sono numerosissime. È certo, ad ogni modo, che alcuni fattori psichici intervengono a intensificare o ad attenuare il disturbo. Per esempio, la balbuzie diminuisce quando la conversazione è poco importante, quando gli interlocutori non incutono soggezione oppure non dimostrano di impazientirsi, di essere imbarazzati, di ascoltare con particolare attenzione. Altre cause di riduzione del disturbo sono parlare con persone intellettualmente inferiori, provare dolori fisici,
trovarsi in condizioni particolari di eccitazione, di gioia, di entusiasmo. Gli elementi psicologici dunque hanno grande importanza. Così pure hanno importanza i fattori ereditari, poiché spesso si rivelano nelle famiglie dei balbuzienti disturbi del linguaggio di vario genere. Una condizione che ha un chiaro rapporto con la balbuzie, inoltre, è il mancinismo. E vi invito a tal proposito a rivedere il video sul mancinismo di qualche puntata fa. Alla prossima con i riflessi condizionati.